TFT, l'evoluzione del riscaldamento. TFT è garanzia, affidabilità, certificazioni CE, assistenza, alti rendimenti, robustezza. TFT dal 1978 produce termocamini, caldaie, stufe e forni ad alto rendimento. TFT, l'evoluzione del riscaldamento. Contrada Pitocco, Vico nel Lazio. Speciale conto termico. Acquista da noi la tua stufa o caldaia pellet e avrai un incentivo fino a 2.400 euro. Osteria Pizzeria, piatti tipici ciociari da Giampiero Martufi, via Roma 03010, Vicolo il Lazio, Frosinone. Per info e prenotazioni 333 60 97 106. Se la pizza al borgo vuoi mangiare, da Giampiero devi andare. Vi aspettiamo! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre Santo, Creatore dell'Universo, noi ti benediciamo per il dono della vita e ti preghiamo di aiutarci ad essere con tutti uomini e donne di grande amore. Cristo Figlio di Dio, Pastore buono, noi ti ringraziamo perché ci hai amato fino alla morte e alla morte di croce, e ti chiediamo di farci sentire sempre la tua voce lungo le vie difficili della vita. Spirito Santo, nostro avvocato e dolce consolatore, che guidi i nostri passi incerti verso la patria celeste, noi ti lodiamo e ti preghiamo di renderci testimoni coraggiosi e coerenti della verità del Vangelo nella Santa Chiesa Cattolica per la vita del mondo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ti adoriamo come il nostro unico Dio e Salvatore e ti benediciamo con gli angeli e i santi per i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiediamo anche l'intercessione di Maria Santissima per questo nostro pellegrinaggio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci benedica, ci protegga, ci accompagni la Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E viva la Santissima Trinità! Ecco, allora, e poi ecco, arrivati sopra, lì, dopo un momento di... di riposo, di lavarsi, quello, insieme entreremo al santuario. Quindi al santuario entreremo cantando insieme. Quindi la prima cosa che dovete fare sopra, darvi una sistemata, poi con i megafoni ve lo farò, vi chiamerò e facciamo l'ingresso al santuario tutti quanti insieme. Poi ci sarà un momento un po' di... per chi vuole confessarsi, saremo tre sacerdoti, c'è anche Don... sarà qui in mezzo di Ferentino,
e alle 10:30 diciamo la Santa Messa. Buon pellegrinaggio. Grazie. Grazie. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Questa macchina che ci riconta pure. Guarda, questa è l'altra. Sì. Questa è la roba, no? Oh, chiappa pure la rete. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Vogliamo insieme ringraziare Dio Trinità per questo pellegrinaggio. Siamo in tanti, ci sentiamo veramente un popolo. Vogliamo mettere la nostra vita davanti a Dio Trinità, la vita di tutte le persone care, di tutte le persone che stanno in difficoltà sotto lo sguardo della Santissima Trinità. Stiamo nell'anno della misericordia e allora ecco, vogliamo aprire di vero cuore il nostro, di vero cuore la nostra mente, la nostra vita a Cristo Gesù, lasciandoci illuminare, chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. E diamo grazie a Dio. Noi di Valle Pietra vi diciamo grazie perché la vostra presenza dà un'importanza notevole a questo anniversario, a questo appuntamento per noi di Valle Pietra. E abbiamo pensato un po', ecco, di fare un piccolo rinfresco, però il numero è così grande che non eravamo preparati. Però ecco, adesso dopo il canto ci portiamo lì dalla parte dove stanno i confessionali, lì c'è un po' di caffè, un po' di tè, qualche dolce, un pezzetto di pizza per poter ecco, condividere questo momento e insieme dire grazie a Dio Trinità. Ecco, poi finito questo ognuno può andare via, ritorna a fare la visita al santuario e poi chiudiamo. Sabato prossimo noi di Valle Pietra facciamo la festa alla Santissima Trinità, è la nostra festa perché poi quella di maggio-giugno ci trova tutti quanti impegnati, per cui la viviamo poco. E la Santa Messa è alle ore 17.30, presiederà Monsignor Domenico Pompili, che è stato parroco a Valle Pietra, e poi ci sarà la processione per le vie del paese. Grazie e viva la Santissima Trinità! Sempre il 16 febbraio la comunità di Valle Pietra si portava qui al santuario per la ricorrenza dell'apparizione della Trinità. È una festa che è stata tramandata, non sappiamo il motivo, non abbiamo documenti storici, però per noi di Valle Pietra è stato sempre un momento per ritrovarci un po' qui al santuario per pregare e ringraziare sempre la Santissima Trinità. Da un po' di anni questa festa si è allargata così tanto e oggi è stato qualcosa di straordinario. Nonostante il tempo non troppo bello, nonostante il giorno feriale, ci siamo ritrovati in più di 500 persone
insieme come popolo all'Eucaristia, alla celebrazione eucaristica, e insieme abbiamo fatto la visita all'interno del santuario cantando. È veramente stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza di fede genuina, autentica, e che la Santissima Trinità, ecco, ci aiuti a dare contenuto a questi pellegrinaggi lungo i giorni feriali, nella vita di tutti i giorni. Viva la Santissima Trinità!